Ora diamo il buon pomeriggio e benvenuto a Bianco e Rosso a Cosimo Nannini. Benvenuto. Grazie mille. Allora, cerchiamo di conoscere meglio questo difensore del Piacenza Calcio, tra l'altro alla sua prima annata qui a Piacenza, ma se non sbaglio anche alla prima esperienza in Serie C. Sì, esatto, è la prima esperienza fra i professionisti. Ho fatto 2 anni di Serie D. Uno che mi ha insegnato tanto vicino a casa mia, alla San Giovannese, e poi l'anno scorso ho vinto il campionato a Bari. Quest'anno è capitata questa bella opportunità a Piacenza in Serie C per la prima volta. Sono molto felice, soprattutto di confrontarmi con ragazzi veramente forti che ti insegnano tanto anche negli allenamenti. A Piacenza come ti trovi? A Piacenza molto bene. È un ambiente giusto per fare calcio, nel senso c'è una società seria, un pubblico comunque che viene spesso numeroso alle partite, e quindi sono tutte le possibilità per fare bene. Una squadra che è forte, un gruppo che mi ha aiutato tanto, e quindi sono molto contento. Come città invece? Ma come città è una città tranquilla, mi trovo bene. Ora diciamo sono anche più vicino a casa, quindi è più facile tornare rispetto all'anno scorso, comunque ero molto distante, e quindi mi trovo molto bene sotto ogni punto di vista. Per i tifosi, gli ascoltatori che ancora magari ti devono conoscere, no? Visto che sei da qualche mese qui in città, che tipo di persona è Cosimo? Ma io sono uno molto riservato, nel senso a volte ho anche bisogno di stare da solo perché mi trovo bene così, è un carattere abbastanza riservato, però diciamo che piano piano riesco ad aprirmi e soprattutto grazie a questi ragazzi che ho conosciuto anche nel gruppo l'ambientamento è stato più facile. Abbiamo sempre parlato di un grande gruppo, quello del Piacenza, già dall'anno scorso. Chi è che magari ti ha dato i suggerimenti più importanti in questa tua prima esperienza di Serie C? Ma guarda, ci sono tantissimi ragazzi, ora non vorrei fare sgarbo a qualcuno, però... I senatori ci sono sempre di solito, no? I senatori che aiutano quelli più giovani, tu hai 20 anni. E tutti, veramente tutti sono veramente bravi sotto questo punto di vista. In particolare mi ha aiutato tanto Simone della Latta. Come giudichi il campionato di Piacenza fino in questo momento? Avete trovato una grande continuità ultimamente? Sì, ultimamente abbiamo fatto dei risultati importanti, abbiamo 34 punti, comunque sono tanti, cioè ora ci sono squadre che comunque viaggiano a medie altissime. Però noi secondo me in questo momento dobbiamo guardare a noi stessi e sicuramente se riusciamo anche a migliorare questi 34 punti che abbiamo fatto nel giorno d'andata e nel giorno di ritorno faremo una grande cosa, perché vorrà dire che arriveremo fino in fondo a lottare per qualcosa di importante. C'è una particolarità, ne parlavamo ieri con il mister, che mettendoci dentro anche la Triestina, anche se una delle deluse del campionato, però era stata accreditata tra le favorite, le avete battute tutte. Sì, è vero. Carpi, Vicenza, e quindi insomma... su Tirol ci possiamo stare anche noi assolutamente alla grande fra le parti alte della classifica, quindi... ripeto, questo fa ben sperare, no? Sicuramente, magari dobbiamo trovare, non sbagliare quelle partite magari che sono capitate all'inizio giorno d'andata, e poi vediamo quello che succede, insomma. Grazie per essere stato con noi, un grosso in bocca al lupo. Grazie Pepe, un abbraccio. Cosimo Nannini è stato ospite di Bianco e Rosso, la linea torna a Roberto Forti, ritmo che piace, ritmo di Piacenza e Radio Sound.